È arrivato il grande giorno della finale, venerdì 21, ore 21, Inter-Siviglia. Finale di Europa Inter, Siviglia-Inter ufficialmente. L'Inter dopo tanti anni, 10, torna in una finale europea, molti di più se consideriamo la Coppa UEFA. Sì. Dopo il triplete, Inter nuovamente protagonista in Europa, questa volta contro il Siviglia, che ha eliminato il Manchester United proprio negli ultimi minuti, come aveva fatto con un altro inglese, il Wolverhampton, sempre negli ultimi minuti, e dopo con la Roma ha sbagliato il rigore sullo 0-0. Con la Roma è passata agevolmente, però affronta un Inter che veramente sembra aver ingranato le marce quelle toste, un 5-0 allo Shakhtar che non ha lasciato proprio discussioni sul passaggio del turno. Una squadra motivata, coesa, che non sembra avere grossi punti deboli, bella compatta, un'ottima difesa, un ottimo centrocampo, una coppia d'attacco che continua a segnare a ripetizione, allenatore tra i più forti del mondo, tra i primi 2-3 secondo me. Che dire, andiamo sulla vittoria finale dell'Inter, la vincente coppa. Comunque anche ai supplementari rigori ci tuteliamo, quindi comunque puntiamo che l'Inter tornerà dopo 10 anni a vincere un trofeo europeo. Quota 1,66, Inter vincente Coppa, questo è il nostro pronostico. Esatto, Coppa UEFA che in Italia manca da quasi 20 anni. Dal 99 con Malesani, giusto? Esatto, da 21 anni. E ti ricordi la finale? Col Marsiglia? Bravo, Marsiglia. 3-0. Sì. Sì. Giocarono in Russia. Sì, mi ricordo un campo un po' tetro. E insomma, sì, quindi noi puntiamo su quello, puntiamo sulla condizione dell'Inter e puntiamo anche sulla statistica, perché comunque il Siviglia sono 20 partite che non vi perdono una partita. Da febbraio con il Celta Vigo. Sono 20 partite sono tante, e alla fine una partita la devi perdere, l'abbiamo detto anche nelle scorse volte, però qua affronta una squadra probabilmente che ha un'altra caratura in questo momento rispetto a Manchester, esatto, e Wolverhampton e soprattutto Roma, che in questo momento, che visto l'andamento della partita era diciamo già in vacanza, perché comunque poi alla fine il Siviglia quel dominio non ce l'ha avuto con nessun'altra squadra, soprattutto col Wolverhampton e così, quindi evidentemente la Roma era proprio che aveva diciamo dato una mano al Siviglia. Sì. In questo caso però l'Inter c'è, ha scherzato con il Leverkusen, ha ridicolizzato lo Shakhtar e forse nella partita che sembrava più agevole, poteva essere più agevole, con Getafe, sì, è quella dove diciamo ha rischiato un po' di più, però ma era la prima di questo mini ciclo. Era la prima partita, stanno tutti bene, anche eventualmente Sanchez comunque già è stato recuperato, quindi comunque sì, forse dalla panchina vediamo un attimo. Sì, però comunque ieri già in panchina stava, quindi comunque anche eventuali scelte in corsa, diciamo, le ha. Siviglia, alla fine, i giocatori abbiamo sempre detto, faticano a segnare, i vari Ocampos, i vari Suso, sono certamente delle macchine da guerra. Sarà una partita sicuramente ostica, è una finale, certo, sì. Siviglia ha sicuramente molto, diciamo, un rapporto particolare con questa competizione. Sì. Io ho molta fiducia negli uomini di Conte, non so te, però... Sì, no, il pronostico è lo stesso per tutte e due, vincente Coppa 1,66. E il risultato esatto 3-1, quota 17, una quota bella alta, però quest'Inter ha dimostrato di essere sul pezzo, veramente concentrata. Sarebbe il primo trofeo per Conte all'Inter al primo anno, insomma niente male, sì, dopo essere arrivato secondo a un punto dalla Juventus, sarebbe un ottimo inizio. Sarebbe comunque, porterebbe decisamente un voto molto positivo alla stagione dell'Inter. Stagione straordinaria, che porterebbe l'Inter poi ad essere testa di serie nei gruppi di Champions League, che... Insomma, non è poco, abbiamo visto l'ultimo la scorsa Champions. Comunque ti dà una mano, ti dovrebbe dare una mano nel sorteggio. No, assolutamente. E sì, dare una mano nel sorteggio significa comunque avere tantissime possibilità di passare il turno, e passare il turno sappiamo sarebbero tanti soldi. Tanti soldi, insomma. È una gran bella occasione. Esatto, una grande occasione anche perché affronta una squadra alla portata. Alla portata, l'Inter è più forte. Non dobbiamo nasconderci, perché io in Siviglia l'ho visto tutte le partite
e tutte le partite in Coppa e in Europa, certo, League, e non mi sembra una squadra per da poter far paura a questa Inter. Ma guarda, paradossalmente anche nella partita che hanno dominato di più con la Roma, sì, hanno dominato, però sì, è stato dominato. No, però si vede che faticano comunque a creare gioco là davanti, e con squadre insomma sul pezzo, belle aggressive, più forti di loro, possono veramente andare in difficoltà, e questa Inter ha dimostrato con i fatti di annientare ogni avversario che gli si è presentato davanti. Quindi Inter vincente Coppa 1,66, risultato esatto 3-1 per riportare questa Coppa in Italia dopo 21 anni, e a Milano sfonda Inter un trofeo europeo dopo 10 anni, dopo la Champions League di sarebbe sempre di Inter, sarebbe sempre l'Inter, perché comunque il Milano in questo momento è un po' coppe non è alzate, no, ma anche tante altre squadre, non solo il Milan. Buona fortuna all'Inter, buona fortuna a voi per i pronostici su questa partita, e anche a noi perché li abbiamo dati, e ci vedremo sicuramente per il video post partita di questa gran bella finale. Ciao, ciao amici, ciao.